Mister, che spiegazione si è dato al modo in cui è maturata questa sconfitta? Perché l'Udinese ha avuto un predominio nel primo tempo, anche per il primo quarto d'ora alla ripresa. Poi l'episodio del rigore, la situazione è quasi come se la squadra, non dico avesse staccato la spina, ma si fosse un po' troppo ripiegata su se stessa dopo l'1-1. La sensazione è che si sia spaventata, non credo sia un aspetto fisico e tendo a pensare che sia un aspetto mentale dovuto a... perché tu comunque fai 60-65 minuti di livello da tutti i punti di vista, anche di solidità difensiva, di concretezza, non solo di qualità del gioco produci, raccogli meno di quello che potevi raccogliere, e poi il pareggio arriva con un episodio di quel tipo lì, su cui sì, cosa si può fare? Non lo so che cosa si possa fare e come si possa lavorare su un episodio di questo tipo qui. Lì arrivano tutti i fantasmi, arriva la sconfitta del Napoli, arriva una settimana con molte pressioni, in virtù di una classifica povera per quello che abbiamo fatto. Settimana ci si era soffermati anche sull'attenzione al dettaglio, su quella sana rabbia agonistica. Poi purtroppo ancora una volta i dettagli, non solo per l'episodio del rigore, hanno fatto in negativo la differenza. Si è dato a caldo anche una lettura su questo. Allora, se nel gioco ci sono delle situazioni che si ripetono e che portano l'avversario ad avere le condizioni per farti male, per fare gol, uno deve fare un certo tipo di ragionamenti. È difficile dire su un rigore di quel tipo lì cosa posso dire. E così come sul cross Ziegler va a saltare con Torregrossa salta sopra Ziegler, cosa gli devo dire? Ranieri, nel momento subito dopo il pareggio sul rigore, ha aumentato il peso offensivo ricorrendo ai cambi. Lei poco fa si chiedeva, diceva: mi sono chiesto se si poteva magari gestire diversamente, magari anche intervenendo, attingendo alla panchina in quel frangente in cui la Sampdoria ha cambiato tanto, inserendo Keita, Torregrossa e aumentando, insomma, il peso offensivo. Sì, è la prima riflessione che ti viene da fare alla fine della partita, ma anche in diretta, no? Anche in diretta avevo una percezione chiara che ci fossimo abbassati un po'. Non stavamo concedendo, però avevi questa sensazione di pericolosità perché ci stavamo abbassando troppo vicino all'area di rigore, cosa che non avevamo fatto per tutto il resto della partita. Però cambi per proteggersi un po' di più, non è che ce ne fossero. No, magari anche per aumentare a sua volta il peso offensivo, in quel senso era la domanda, non per Può proteggersi. aumentare il peso offensivo, sì, però io ho detto poc'anzi che Lasagna è un continuo pericolo, è un continuo pericolo, e soprattutto in campo aperto vuoi tenerlo là perché hai sempre questa sensazione che ci possa essere l'azione risolutrice. Pereira a me è piaciuto molto, ha corso tanto, ma ha ricevuto tanti palloni tra le linee, ha legato molto bene il gioco e ha contribuito fortemente alla qualità della squadra. E non dimentichiamo che il cambio davanti è coinciso non più di 4-5 giorni fa, poi con il perdere il risultato, insomma. L'ultima, Atalanta-Inter in rapida sequenza, può essere un bene tornare subito in campo oppure la pressione di una brutta classifica potrebbe essere una spada di Damocle? Scusi, Può essere un non bene tornare subito in campo con due gare ravvicinate, anche se contro avversari fortissimi come Atalanta-Inter, oppure la classifica brutta, come diceva lei, può essere una spada di ho. Damocle in più? Sarebbe l'ideale riuscire a recuperare al meglio le energie, cosa che non ci sarà possibile, non solo in virtù di questo turno infrasettimanale che capita poi, addirittura abbiamo l'anticipo dopo il turno infrasettimanale, vabbè, lasciamo perdere.